dai, diciamo che il lavoro di imitazione è stato fatto molto bene, ma devo dire, come è avvenuto in molti altri casi, si è andati anche meglio, perché lui è QJ Motor SQ16, anche il nome richiama qualcosa di già esistente, 125, e devo dire che il primo approccio che ho avuto è del tutto positivo con questo 125 che ci è stato offerto in prova da GS Amoto, San Giorgio a Cremano, lo store enorme che rappresenta innanzitutto QJ Motor e anche tanti altri marchi, non ultima Honda. Infatti grazie anche a GS Amoto stiamo realizzando i test Honda da un paio di stagioni a questa parte. Linee sicuramente non inedite, tutta la parte frontale diciamo che è simile probabilmente agli scooter che sono già in circolazione, anche se qua abbiamo una diversa collocazione di tutti i fari, no? Full LED tra l'altro, quindi posizione abbagliante, frecce sono messe insomma in modo diverso, devo dire molto accattivante, perché si segue questa tendenza che vuole tutta la parte anteriore dello scooter abbastanza penetrante dal punto di vista aerodinamico, ma al tempo stesso anche gradevole da vedere. Tutto poi si traduce in un'ottima guidabilità e tra poco lo vedremo nell'onboard. Ma la cosa più importante di cui parlare è proprio il prezzo, perché quando parliamo di veicoli che arrivano dalla Cina, quello che ci stupisce sempre sui veicoli è il prezzo, perché col contenuto che ha QJ Motor SQ16 125, e parliamo di controllo di trazione, sistema start e stop che si disinserisce, chiavi keyless, naturalmente ABS, fari full LED, consumi che non ve lo dico proprio, cioè dimenticherete la benzina, partiamo da un prezzo di listino di 2690 euro, che arrivano a non superare 3000 euro, insomma 2990 euro è il prezzo messo in strada, davvero imbattibile, grande vano sottosella che è comodissima tra l'altro anche per il passeggero, bei maniglioni, la possibilità di mettere un baule, anzi in realtà il baule credo sia di serie, poi i nostri amici di GS Amoto vi daranno tutte le indicazioni possibili. Quindi ancora una volta un prodotto QJ Motor che ci stupisce per contenuti, per prezzi e da quello che ho visto arrivando da GS Amoto qui anche per quanto riguarda il comportamento dinamico. Eccoci pronti per questo giro. QJ Motor, abbiamo detto SQ16, 16 perché 16 pollici sono le ruote, 125, innanzitutto chiave transponder, o meglio, più che un transponder è un telecomando, credo sì, vediamo un po', si è acceso? Eccolo qua, si è acceso, tutto digitale il quadro con le luci a contorno, fico anche indicatore del carburante e la temperatura messi in questa grafica molto carina, molto originale. Ci abbiamo anche la possibilità di vedere se la batteria viene caricata con il voltaggio, la temperatura esterna, ovviamente tachimetro orario e contachilometri. E qui c'è poi, qui invece c'è il tasto per disabilitare lo start and stop, adesso lo proviamo in strada. Oh, pedana piatta, accensione, silenziosissimo, è partito, sì, nel caso non l'avesse sentito. Si sente subito questa gran leggerezza, questa grande maneggevolezza di SQ16. Sì, lo so, non dovrei passare così a zigzag nel traffico, ma è così facile spingerlo in queste traiettorie. Ed è bella anche la risposta, c'è un piccolissimo, normalmente dovuto... è caratteristica di tutti un po' i 125, una piccola risposta tardiva, no? Il comando gas, poi dopo va via. Vediamo, prova pavé. Niente male, niente male. Naturalmente quando si fa più insistente il pavé, io dico sempre ragazzi, col pavé in certe città ci vuole la moto da enduro, da cross, altro che scooterini. Però devo dire che dove San Pietrini e pavé sono smossi non tantissimo, in quel primo pezzettino mi è sembrato poter godere di un giusto e buon sostegno morbido. Naturalmente il comfort che dà la pedana piatta, insomma, soprattutto per poter trasportare una borsa, la spesa col gancetto qui, sappiamo che sono gli scooter più richiesti, anche se devo dire sul mercato, a parte SH, Honda e Sim, non abbiamo grande scelta, devo dire, quindi molto furba la scelta di QJ Moto di andare a proporre uno scooter dal commuting urbano che abbia tutti i requisiti possibili per soddisfare le esigenze di chi si muove
costantemente in città. Vedi che spazi ridottissimi, lui si ficca, la signora che non dovrebbe attraversare qua. Stop. Adesso non si è spento perché non c'è stato il tempo, diciamo, utile per far spegnere il sistema start e stop, che ci dà la possibilità di abbattere ancora di più i consumi. Si parla di circa 240 km di autonomia con il serbatoio di 7,8 litri, quindi fatevi un po' i conti. Anche la sella molto comoda, ho visto anche un'abbondante porzione per il passeggero con i maniglioni laterali, dotazione tecnica che è completata con dischi freno da 240 mm. Allora, adesso ci spingiamo un po' più sul guidato. Abbiamo visto che QG Motor SQ16 può essere davvero un'arma letale in città, perché è molto minuto, hai una posizione in sella di assoluto controllo. Naturalmente il busto in questa situazione è scoperto, quindi può essere utile magari poi attrezzare un paravento se volete proteggervi da pioggia e è freddo o vento durante l'inverno. Però io, che sono contrario a questi sistemi di protezione assoluta, perché sulle due ruote si sta all'aperto, punto, basta. Poi però questa è una concezione nostra motociclistica, sicuramente, perché mi rendo conto che in città può essere comodissimo invece avere una protezione durante l'inverno. Allora, vediamo un po' lo sprint. Ho letto di velocità massima che arriva a 100 km all'ora, quindi dai, siamo con tutte caratteristiche sufficienti per l'utilizzo in città. E infatti qua ci stiamo spingendo, vedi, proprio verso i 100 km all'ora. Ma se si ha anche il desiderio o l'esigenza di andare a fare una piccola gita al mare fuori porta su una strada statale, magari si può pensare di utilizzare SQ16. Attenzione, l'erba quasi scivola. Non solo per la città, insomma, ma anche per qualche trasferimento la domenica al mare. E anche la fattura delle plastiche, come sono associate, i componenti, gli interruttori, le manopole, la forma degli specchietti. Cioè, io vedo, anzi abbiamo visto in queste stagioni, che c'è stato veramente un'accelerazione impressionante dei prodotti cinesi, che fino a, non dico tanto, 5-6 anni fa, quando li vedevamo a ECMA, perché solo lì li vedevamo, poi in realtà ci hanno messo tempo per arrivare sul territorio, erano posticci, imitavano tantissimo i giapponesi. È per questo che abbiamo sempre pensato all'epoca che sarebbe stato difficile per loro arrivare a soddisfare le esigenze di noi motociclisti e scooteristi europei. Forse non avevano proprio idea di come erano e come venivano fatti i veicoli in Europa, o comunque dal Giappone per arrivare in Europa. Loro si accontentavano del loro mercato interno, che bene o male basta che insomma i veicoli avessero due ruote, andavano e via. Col tempo, un tempo non neanche tanto lungo, sono arrivati a capire come fare i veicoli per innanzitutto soddisfare le esigenze tecniche, diciamo così, degli utenti europei, e al tempo stesso poi quello di offrire anche dei design, delle linee e della qualità percepita realmente, non solo nell'affidabilità ma anche proprio nella fattura dei componenti, che non c'è niente da fare. Io ho detto anche in altre occasioni, noi utenti europei siamo così smaliziati, così esigenti, che andiamo a vedere anche la vite come è fatta, se è stata avvitata bene, se la plastica è resistente, insomma andiamo a vedere tutto praticamente. E loro l'hanno capito davvero in pochissime stagioni, e guarda qui che cosa ci propongono oggi. Premio innanzitutto il comfort proprio a bordo, la comodità, le sospensioni che sono veramente ben tarate per il mio peso, insomma 85 kg, un motore molto elastico, devo dire. Mi piace la risposta che ha dopo questa prima indecisione di cui parlavo prima, poi è molto lineare e progressivo. Naturalmente la potenza massima di un 125 è quella di 11 kW, quindi parliamo di 15 cavalli come da legge, però devo dire che quello che è importante poi è la risposta del motore e la possibilità di essere in questa
parte di utilizzo dopo quella iniziale molto molto rapida e progressiva, fino ad arrivare naturalmente al limite dei 15 cavalli che possiamo utilizzare per questo tipo di veicolo. Sì, ho messo il microfono all'interno perché c'è un po' di vento, visto che dà fastidio, ho dovuto rifare una clip. Durante l'onboard ho parlato di peso, sì, 136 kg in marcia. Voglio anche dirvi che la sella è alta 799 mm e che abbiamo a disposizione tre colori. Abbiamo scelto di farvelo vedere in nero perché sappiamo che dalle nostre parti, anche se ho visto che è una tendenza abbastanza nazionale, quella di avere veicoli neri, grigio, c'è anche un bianco, in realtà c'è anche grigio qui, DSQ16 di QJ Motor, però il nero penso che adesso soddisfa le vostre esigenze estetiche. Grigio e bianco sono le alternative, per me il bianco è il più bello, ma insomma conta poco perché lì è davvero una questione insomma di gusti. Il tutto, vi ricordo, 2.990 euro messo in strada, attenzione, quindi siamo molto al di sotto rispetto ai competitor, per avere un prodotto che è vero che noi realizziamo i test grazie anche ai concessionari, quindi però effettivamente trovare difetti macroscopici dei veicoli oggi in generale proprio è molto difficile, devo dire. Esco fuori da questa prova abbastanza soddisfatto anche del comparto ciclistico, e parlo delle sospensioni che sono sempre il punto dolente, no? Per quanto riguarda i veicoli in città, perché lo scooter deve aiutarci a insomma ammortizzare queste strade assurde, distrutte che abbiamo in città, e ci deve aiutare a insomma sostenere la schiena il più possibile, che poi è la prima cosa che parte, insomma siamo tutti con le vertebre schiacciate per via di queste maledette strade che abbiamo. Qui devo dire che la base è ottima perché i due ammortizzatori mi piace come fanno il loro lavoro, ci hanno sostenuto abbastanza nel tratto insomma più disastrato in città, in quest'area che abbiamo scelto oggi per fare la nostra prova. Poi devo dire che lo scooter dà gusto nella guida, perché come ho detto è elastico, ha una buona risposta del motore al comando gas, tranne questa parte iniziale, ma è una caratteristica ormai di tutti i 125. Devo dire che mi ha molto sorpreso, esco da questa prova, ero un po' scettico, ho detto guarda, hanno fatto lo scooter uguale agli altri, però l'hanno fatto proprio bene. A questo punto voglio salutarlo, il nostro QJ Motor SQ16 125, ringraziando naturalmente GSA Moto che ce l'ha offerto in prova quest'oggi. Anche voi potete fare la vostra prova andando a San Giorgio a Cremano, via San Giorgio Vecchio c'è questo doppio store che vi dà la possibilità appunto di testare la gamma QJ Motor, ma non solo quella, ci sono anche altri veicoli a disposizione per i vostri test. Ok, mettete un like sotto questa clip, vi aspetto sui social Facebook, Instagram per confrontarci quotidianamente. Altre notizie le trovate su starbikes.it e naturalmente rinnovo anche gli appuntamenti sul canale 8, l'emittente che ci manda in onda al numero 14 del digitale terrestre. Ciao e alla prossima!